Esercizio sul tronco che galleggia. Conosciamo le dimensioni del tronco e la densità del legno e dell'acqua. Si chiede il volume emerso. Abbiamo appena visto che la parte di volume immersa rispetto al volume totale del tronco, Vim diviso V oggetto, è uguale al rapporto delle densità dell'oggetto e del liquido. Siccome il rapporto delle densità è 0,85, cioè l'85%, allora possiamo dire subito che l'85% del tronco di legno sta sott'acqua e dunque il 15% sta fuori dell'acqua. Basta quindi calcolare il volume intero del tronco e poi prendere il 15% di questo volume per avere il volume emerso. Qui c'è lo svolgimento, dopo vediamo di nuovo la dimostrazione di questa formula. Comunque andiamo prima direttamente alla conclusione. Il volume immerso è il rapporto delle densità, cioè l'85%, cioè 0,85 per il volume del tronco. Volume del tronco che è il volume di un cilindro, l'area di base, un cerchio, pi greco alla seconda per la lunghezza, sarebbe l'altezza del cilindro. Il cilindro è lungo 4 metri, il diametro è 40 centimetri, quindi il raggio è 20 centimetri. Basta sostituire i dati, il raggio 0,20 metri, la lunghezza 4 metri e abbiamo la parte di volume immerso. Cioè questo valore è l'85% del volume totale del tronco. La parte emersa la possiamo trovare sia per differenza tra il volume dell'oggetto totale, questo valore, meno la parte del volume immersa, oppure la possiamo trovare prendendo il 15% del volume dell'oggetto, quindi il 15% di questo numero. La parte emersa quindi è questo risultato qua. È però interessante rivedere la dimostrazione della formula che abbiamo usato. Ricordiamo che all'equilibrio, quando un oggetto galleggia, perché è meno denso del liquido, si ha sempre l'uguaglianza tra queste due forze che si annullano, la forza di Archimede e la forza peso. Il peso del tronco lo calcoliamo massa per accelerazione e gravità e la massa dell'oggetto la calcoliamo densità per il volume dell'oggetto. Invece la forza di Archimede sappiamo che è sempre uguale al peso del liquido spostato. Attenzione, non al peso del tronco, ma al peso del liquido spostato. Il liquido spostato è questo colorato di rosso. È riportato anche qui e lo chiamiamo sempre V immerso, sarebbe il volume di liquido spostato. Dunque il peso del liquido spostato, cioè la forza di Archimede, si calcola M per G, solo che M ci va messa la massa del liquido spostato, da non confondere con la massa dell'oggetto. La massa del liquido spostato è la massa di questo volume come se fosse fatto d'acqua. La massa, come al solito, la scriviamo densità per volume, sempre del liquido spostato. Il volume del liquido spostato lo chiamiamo volume immerso, quindi densità del liquido, volume immerso per G. Siccome la forza di Archimede era uguale alla forza peso, allora queste due espressioni devono essere uguali tra loro e quindi viene fuori la formula che abbiamo usato prima. Cioè che il volume immerso, la parte sommersa, è pari al rapporto tra le densità dell'oggetto e del liquido. In questo caso il rapporto tra la densità del legno e quella dell'acqua, quindi 0,85 per il volume dell'oggetto.